sede, io credo che proprio sugli aspetti propriamente musicali e chitarristici della figura di André Segovia, qualunque cosa io potrei aggiungere sarebbe un'iterazione, ecco, che non ce n'è nessun bisogno. Volevo brevemente invece raccogliere una mia riflessione su quello che lei, professoressa, ha detto, scusandosi mille volte per il fatto di non essere erudita nell'arte della chitarra. Vede, ecco, è precisamente questo che mi ha colpito e che rappresenta in carne una conferma di uno degli assunti che io ho tentato di rendere chiari e principi, cioè il fatto che la figura di Segovia, al di là dei suoi valori musicali, chitarristici, eccetera, ha manifestato e incarnato un fenomeno culturale di portata ben più vasta. E con le riflessioni che lei ha fatto, ha dato una conferma forte e grande di questa verità. Cioè, abbiamo tanti bravissimi interpreti di musica, non solo chitarristi. Abbiamo tantissimi egregi chitarristi, ma nessuno di loro è mai riuscito a identificare presso il sapere, non specificamente musicale, e neanche mai specificamente chitarristico, quella evidenza, quella forza, quel valore che invece una figura come quella di Segovia ha realizzato in pieno. Forse solamente Paderewski, ecco, come pianista, per via delle sue implicazioni politiche e patriottiche della sua vita, è riuscito a colpire l'immaginario non solo popolare, ma soprattutto la cultura del suo tempo con un'incisività così forte. Entrando un pochino più nello specifico, ecco, quando lei, ecco, dice sì, ecco, dopo che l'impero sul quale non tramontava mai il sole è sprofondato nei mari di Cuba e da lì in poi il sole sarebbe tramontato come su qualunque altra nazione europea, ancorché piccola, non diversamente da come tramontava sull'Italia o sul Lussemburgo, la Spagna è andata, la cultura spagnola è andata alla ricerca di un'identità. Ma non è un caso che proprio in questo momento storico nasce il concetto, lei lo fa bene, di andalusismo universale. Cioè, è vero che noi non abbiamo più l'impero, però a casa nostra, scavando, ecco, negli orti e nello Scarpines di Spagna, ecco, noi troviamo delle radici della cultura non solo europea, ma indoeuropea, che è la cultura tedesca, per esempio, non si sospetta nemmeno. Ora, io credo che tutta la cultura europea, che era più avanzata di quella spagnola che lei giustamente ha detto era in ritardo, sia in merito di qualche studio, di qualche riconoscimento di questo valore che noi troviamo certamente nei scritti filosofici dei vari Unamuno, eccetera, ma troviamo soprattutto incarnati nella musica di Manuel de Falla. Ecco, de Falla passò una buona parte della sua vita a propugnare non solamente a livello compositivo con le sue opere della Montropo, il Frangelo e Tres Picos, eccetera, l'idea che il cantejondo, ecco, raccogliesse l'eredità di una civiltà che era realizzata chissà quanti millenni prima nelle terre del Gange, che poi era dichiarata attraverso tutta una serie di passaggi delitissimi, stracicati, Mesopotamia, poi Israele, Egitto, poi da su, poi Jugoslavia, le Fiandre, Flamencos, e infine si era fermata lì dove arrivava l'impero romano, l'ultima gara, Scadice, cioè, oltre non si andava. E lì si era acquartierata. Questi gitanos che García Lorca rievocherà poi nelle sue poesie, come simbolo dell'intelligenza libera contro l'ottusità burocratica della Guardia Civile, ecco, tutto questo mondo De Falla lo percepisce nel cante e lo trasforma nella sua musica. Ma questa è la formula
vincente dell'incanto di Segovia. Questa sera abbiamo sentito ancora le sue registrazioni, insieme a questo suono sublime, qualcosa di arcaico, di rozzo, di primitivo, però fortemente integrato nel valore estetico, vero, fatto tutto col lirismo del suo cuore. Questo. Cioè, questo passato che Thomas Mann, ecco, nelle storie di Giacobbe dice buio e profondo il pozzo del passato, insondabile, la nostra memoria non arriva a conoscerlo, a recuperarlo. Ecco che Defalio guardava lì questo cantecondo e un giorno salta fuori sul difensore di Granada e scrive: se non lo salvate questo cante è come se lasciaste andare a rotoli le mura della rampa, glielo dice. Ecco. Quindi questo andalusismo universale è il riscatto veritiero della perdita dell'impero, ed ecco Segovia, che è naturalmente nella linea di Faglia. Io ne sfutto l'ultrachetina, non sono andato oltre le mie competenze di musicista, non ho toccato questo tema, però secondo me l'Europa ha qualche debito nei confronti della cultura spagnola del primo Novecento. Il campo musicale li abbiamo liquidati dicendo che erano dei folcloristi. Ma quando mai? Ecco, questo per esaltare giustamente la scuola di Vienna, ma non era il caso di abbattere alcun tipo di genialità per esaltarne un altro. Che fare non aveva niente da imparare da nessuno. E quando poi si è stufato, per tante ragioni religiose, soprattutto religiose, di origliare dalla parte di Atene e dalla parte del lontano Oriente, si è spostato nella sua natia Calif, e da lì stava a ascoltare il mare, perché diceva lì è sprofondata Atlantida, il continente. Allora, questa sensibilità nei confronti di messaggi che vengono dalla preistoria è una delle grandi rivendicazioni dell'andalusismo universale. E lei racconta molto bene, dicendo che Segovia non era cioè il messaggio di Segovia non arriva solamente ai cittadini. Non è quello il punto, ok? E appiattito in qualche modo, insomma, così forse si perde un po' il senso di quello che veramente è la ricerca, diciamo così, non di un apprendimento fine a se stesso come professione del chitarra o come un altro strumento, anche interessarsi di musica in senso più ampio, ma diventa proprio una ricerca, diciamo così, profonda e interiore. Personalmente questo è un po', diciamo così, il regalo che mi ha fatto, diciamo, Angelo Gerardino con questo libro, proprio quando alla fine del testo, e questo, diciamo, concetto io lo rapporto anche all'aspetto un po' debole che ci ha così ben illustrato Enrico Renna di Segovia riguardo alla composizione. Forse, insomma, questo gigante vecchio, stanco, che era ancorato alla musica tardoromantica, però del resto ci ha dato anche, come dire, un albume, ci ha aperto la strada a quello che era l'opposto, il contrario, insomma, è stato la sprone, cioè il Gerardino così bene evidenzia, diciamo così, questa importanza che ha avuto Segovia, eccetera. Attraverso questo aspetto così debole, compositivo, che forse è il lato, diciamo così, più problematico del suo esprimersi, perché sicuramente come interprete Segovia si è espresso a 360 gradi, insomma, secondo il suo stile, eccetera, ci lascia proprio questo, cioè questa riflessione che appunto il Gerardino riporta con questa suggestione, riferendosi anche a Juan de la Cruz,
della musica tagliata, cioè di quella musica cascuta, di quella musica che non ha bisogno di essere espressa attraverso il suono, perché la ricerca, l'espressione è qualcosa di più intimo, diciamo, di più profondo.